L'artista esistenzialista. Barchette di melanzane con pasta. Allora, adesso c'è la variante della pasta. Allora, abbiamo già preparato in anticipo perché i tempi sono un po' lunghi. Ho preso delle tre belle melanzane tonde, le ho tagliate a metà e le ho spolpate. Dopo le ho messe sotto sale per circa un'ora. Nel frattempo la polpa l'ho tagliata a pezzetti e abbiamo fatto un sugo. Eccolo. Andiamo sul sugo. Sugo con aglio, olio e polpa di melanzana. È l'ora che è stata la melanzana a Profumo. far tirare fuori la sua acqua. Abbiamo cotto questo sugo. Ok. Dopo ho lavato le Altra melanzana. melanzane, le ho asciugate e le ho fritte. Anche in questo caso può esserci la versione da forno. Dopo averle fatte. Dopo averle lavate, invece di friggerle, si possono mettere nel forno per un 20 minuti per farle appassire. Io oggi ho preferito la situazione della frittura che è stata più Per tagliarle e veloce. prepararle in 10 minuti. Sì, 10 minuti e un'ora sono state sotto sale, in Ok. modo che non sono amarognole. Queste già Poi sono state sotto sono sale. state sotto sale, sciacquate, lavate e fritte. Poi abbiamo preparato una teglia con un filo d'olio Quindi all'interno. tre quarti del lavoro già c'è qui. Sì, adesso Ok. abbiamo preparato anche la pasta. Di solito Al sugo. con il sugo che abbiamo fatto con Rossa, la perché rossa si polpa vede? di melanzane. Sugo e formaggio parmigiano Sembra grattugiato. d'arancio vestita, vabbè. Questa versione la trovate in tante, su internet sempre con gli spaghetti. Soprattutto ho anche pasta corta. Io ho preferito gli gnocchetti sardi Però hai oggi. Sì, cambiato tutto di sana pianta, ecco, non ho diciamo. fatto né il sugo alla norma né quello alla siciliana. Ho fatto un sugo semplice solo con la polpa di melanzane e aglio, perché normalmente A si modo aggiunge la tuo. ricotta salata oppure dei formaggi salati che a me purtroppo non piacciono. Quindi Vabbè, adesso libera scelta. andiamo a fare la preparazione delle barchette da dover mettere poi in forno. Scusami. Le barchette. All'interno della barchetta mettiamo un po' di sugo, Poco. un poco di scamorza Scamorzina, affumicata, sminuzzata, questa è fresca, e fresca. Hai poi aggiungiamo la pasta fino capito? a riempirla. Nutritizia, eh. Per tenerle in mano, giustamente devono essere Tritolo, no? Che fredde. voglio dire, è nutritizia. No? È una versione diversa della classica siciliana o della pasta alla norma. Le mettiamo sul fondo della pirofila, aggiungiamo un altro poco di scamorza Piccolezza, minuzia. e andiamo avanti a riempire tutto il Mai con resto. l'altra. Un po' di sugo. Un po' di scamorza e Scamorza, avanti. pasta. Adesso due. Altro po' di scamorza. Piccolezze, quest'altro po' di scamorza serve per rendere un po' più filante, che ne Viene filante. so. Salsa. Considerate che le melanzane sono a mezza cottura, Non hai perché? messo la scamorzi? Ah, hai ragione, Hai scusami. visto? Qualcosa l'ho vista pure Ok, l'abbiamo aggiunta. io. Meno male. Stavo dicendo mezza cottura, hai detto, scusa? Le melanzane sono a mezza cottura perché sono solo fritte da ambo le parti il più possibile, poi finiranno di cuocere nel forno. Lentamente. L'altra scamorzina. La famo Ce la facciamo, cioè scamorzina, non sì. c'è problema. Ok. Altra. Quindi il tutto per, abbiamo detto, un tempo. Qui i tempi sono un po' lunghi perché Scamorzina. bisogna preparare la melanzana alla cottura e ci vuole un'ora, come ho spiegato prima, per farle stare sotto sale. Morbida melanzana perché si piega. Scamorzina. È morbida perché è stata già precotta.
con la frittura. Polposa la salsede. Eccolo lì. Quindi questo, ho detto bestemmiato, ho detto un primo, non è un primo. È un primo, sì. Ah, è un primo, ecco. Allora non ho bestemmiato, è un No, è primo. un primo. La scamorzina. Un attimo, facciamo prima queste, sono cicate Non ci dalle dimentichiamo la scamorzina. Ce la facciamo giusto giusto. L'ultima. Lasciamo un po' di scamorzine per il finale. Pasta. Fondo sulla punta. Ok. L'ultimo passaggio con la scamorzina. Un po' da qualche altra parte. Aggiungiamo, aggiustiamo. E ok. fatto, mettiamo un altro poco di sugo. Giusto, no? Le aggiunte. Un po' di colore. Tanto ce n'è. Aggiungiamo un po' di formaggio parmigiano grattugiato. Che a te piace tanto? Vedo quanto ne utilizzi. A Roma Ecco perché dicono quando ce l'ho, ce l'ho. questa non è una versione come la pasta alla norma, Ma io perciò dico sempre le varianti, noi perché cambiamo sempre in invece corsa. del parmigiano ci voleva una ricotta salata. Ok. Adesso inforniamo il tutto a 200 gradi per una mezz'ora, il tempo che la melanzana si cuoce del tutto e che la scamorza sia filante. E il parmigiano serve per dare quella crosticina sopra e abbiamo finito. Ok? L'artista esistenzialista, buon appetito, buona domenica.